Pace a tutti, ben sintonizzati e ben ritrovati sul canale YouTube e la pagina Facebook di Radio Messaggio Cristiano, che vi tiene compagnia in questo momento con quest'altra trasmissione. Ben ritrovati dunque. Prima di iniziare, voglio anche in questa trasmissione ricordarvi che Radio Messaggio Cristiano vi propone, oltre che le sue trasmissioni via radio, anche le trasmissioni dei culti ogni martedì e venerdì sera e le dirette del fratello Nino ogni domenica mattina alle 10:15, non soltanto sulla nostra frequenza radio, ma sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook. Vi ricordo che ogni diretta delle 10:15 è preceduta dalle vostre richieste. Quindi dai cantici che potete richiederci a questo numero di telefono 349 64 11 232. Lo ripeto, 349 64 11 232 oppure a pastore@rmcr.it. Comunque ci trovate su YouTube e Facebook, avrete un ampio modo per mettervi in contatto con noi da qualsiasi parte del mondo. Vi ricordo anche le trasmissioni di Manuel, Samuel ed Elisabetta. Anche quelle, non soltanto via radio, ma anche su YouTube e Facebook. Saluto tutti voi con la pace di Gesù ed anche tutti i gruppi che ci seguono. E adesso spero di non aver dimenticato niente e nessuno. Vogliamo iniziare rivolgendo a Dio la nostra preghiera. Grazie Signore ancora per quest'altro giorno di vita. Perdonaci, ti preghiamo, e tienici sempre nella tua mano. Benedicici e fa che possiamo desiderare sempre solo le cose del cielo. Sì, il tuo regno e la sua giustizia. Grazie, guidaci sempre, aiutaci a camminare con te di valore in valore, a crescere davvero in statura e in sapienza. E tutte le altre cose che non sappiamo chiederti e tutte le richieste di coloro che stanno ascoltando in questo momento le deponiamo al trono della tua grazia, nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Grazie. Amen. Ascoltiamo insieme adesso un cantico e vediamo cosa ci dicono le parole del cantico che ascolteremo. È registrato durante un culto in chiesa, si intitola Non son parole. Tu solo sai, Signore.
Adesso voglio raccontarvi una storia. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Messaggio Cristiano. Saluto quanti sono aggiunti all'ascolto in questo momento, sulla nostra frequenza radio, sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook. Pace. E vi voglio raccontare una storia, appunto, di una povera donna, davvero povera nel vero senso della parola, che viveva in una piccola casa, a dire il vero era un'unica stanza, con tanti figli, 10 figli, e con suo marito. Faceva dei lavoretti, dei maglioni, delle scarpe, dei centrini, andava al mercato e li vendeva, ma questo le permetteva di guadagnare quel poco che le serviva per vivere ogni giorno. Ma lei voleva avere qualcosa in più per poter comprare una casa più grande, perché davvero viveva male, 12 persone in un'unica stanza. Non era semplice affatto, ma stanca, disperata, decise un giorno di recarsi dal vecchio saggio del villaggio in cui viveva. Forse lui una soluzione me la darà. E così salutò il marito, salutò i figli e si incamminò. Raggiunse la collina dove viveva il vecchio saggio, bussò alla porta. Avanti. «Dimmi, mia cara figliuola», disse il vecchio quando la vide, intravedendo già nel suo sguardo la disperazione fatta persona. «Non ce la faccio più», disse la povera donna. «Dimmi pure, cosa chiedi?» «Cosa chiedo?» «Non ce la faccio più, sono povera, mio marito stesso non riesce a guadagnare granché e viviamo con 10 figli in una piccola stanza». Beh, le lascio immaginare in che situazione viviamo. Come posso fare? Non ce la faccio più. Il vecchio pensò un attimo, mettendosi il pollice e l'indice, tenendosi il mento e guardando verso l'alto, pensò: fammi pensare. Sì, ho la soluzione giusta per te. Finalmente, esclamò la donna, accennando un sorriso e una lieve luce di speranza illuminò il suo volto. «Hai dei soldi con te?» «Sì, sì, mio signore, questi spiccioli...» «No, no, no, non servono per me, per carità, io sono il vecchio saggio. I miei consigli li dono alla gente onesta e sincera, non devi pagare me. Ma vedo che ti basteranno. Basteranno per cosa?» «Vai oggi stesso al mercato e compra una capra.» «Cosa?» «Sì, compra una capra.» «Beh, ok, ci venderò il suo latte, guadagnerò dei soldi e comprerò una casa più grande?» «No, la dovrai tenere in casa con te.» «Ti fidi di me?» «Sì, certo, certo, certo.» «Allora, fai come ti dico, vai al mercato adesso, subito, compra una capra e portala in casa con te. Vedrai, ogni tuo problema si risolverà.» «Davvero? Te lo prometto! Grazie, 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 signore, grazie, grazie!» E indietreggiando, inchinandosi e salutando il vecchio saggio, corse al mercato. Assurdo! La prima capra che trovò in vendita costava proprio la stessa somma di denaro che aveva lei. Non un centesimo di più, non un centesimo di meno. La comprò di corsa e tutta felice la portò a casa. Quando entrò, i suoi figli rimasero sbalorditi. I più piccoli cominciarono a giocare con l'animale, come quasi si trattasse di un cagnolino. Del resto era docile, anzi anche spaventata, tremava un po'. Ed anche puzzava un po'. Ma il marito le disse: «Cos'è, cara? Te l'ha regalata il vecchio saggio? Cos'è?» «No, no, mi ha detto di comprarla e portarla a casa.» «Oh, giusto! Con il latte che farà faremo dei formaggi, li venderemo e compreremo una casa più grande.» «No, no, no, non ci basteranno a dire il vero. Ha detto semplicemente di tenerla qui con noi ed ogni problema si risolverà.» «Davvero?» «Sì, l'ha detto lui.» «Beh, se l'ha detto lui», disse il marito. Beh, il primo giorno fu un po' strano. Beh... anche la prima notte.
C'era ancora meno spazio per dormire. E poi l'animale, certo, non profumava certo di rose. E poi i suoi bisognini li faceva in giro per casa. E poi i suoi versi che emanava in continuazione, non si riusciva più a dormire. E così passò il primo giorno, la prima notte, il secondo giorno, la seconda notte, il terzo, il quarto, il quinto. Le cose andavano peggiorando. No, no, non sembrava che peggiorassero. Le cose proprio peggioravano. Non si dormiva più. Tutti avevano mal di testa. Tutti erano nervosi e stressati e litigavano in continuazione tra di loro ancor più di prima che andassero a prendere la capra. In casa non si poteva stare, c'era davvero un odore terribile. La madre non soltanto doveva sistemare, pulire, spolverare, come poteva poter riuscire a fare in quella casa piccola, in quella stanza. Però con l'animale in giro per casa era davvero assurdo, aveva il doppio di lavoro, anzi il triplo. Diceva, è come se avessi avuto 5 gemelli in una sola volta con questo animale. Non 10 figli, adesso ne ho 15, non ce la faccio più. Disperata, disse, beh, non ce la faccio più. Vado dal vecchio saggio e gli chiedo cosa devo fare. Io proprio sto impazzendo. E così il marito le disse, sì, vai, vai, mentre io vado a lavorare, speriamo bene. Così di corsa si recò dall'uomo, bussò, entrò ed era più disperata di prima. E il vecchio le disse, allora? Allora? Cosa allora? Mi ha consigliato, anzi mi ha ordinato forse, quasi di comprare questa capra. L'ho fatto, ho ubbidito, l'ho portata in casa, sto impazzendo. Perché? Come perché? C'è una capra in casa, stavamo stretti prima. Voglio dire, non è un cagnolino, un gattino, che già comunque in una stanza con 12 persone non è che sarebbe stato il massimo. È una capra. Cioè, mi spiego. Tutto quello che combina rosicchia tutto, distrugge tutto. Ha rosicchiato tutto, fa cacchina e pipì ovunque, non sta un attimo zitta, non sta un attimo ferma. Bene, adesso sai cosa devi fare? Sì, cosa devo fare? Vai al mercato dove l'hai comprata e vendila. Fai come ti dico. Va bene. La donna era davvero disperata, a tal punto che se il vecchio saggio le avesse detto sali sulla capra e vai sulla luna, lei avrebbe provato a farlo, pur di trovare una soluzione al suo problema. Non ce la faceva più. Torna a casa in fretta, prende la capra, la porta al mercato e la vende, guadagnando qualcosina in più di quello per cui l'aveva comprata. Di quello con cui l'aveva comprata. Beh, almeno ho recuperato i soldi e ho guadagnato anche qualcosa in più. E adesso non mi tocca che pulire e mettere ordine ovunque. Che disastro. I figli nel frattempo erano alcuni nella scuola del villaggio, altri fuori a giocare a piedi nudi nel cortile. La donna ne approfittò della bella giornata, aprì le 3 finestre che c'erano nella stanza, la porta, e mise ordine. Sistemò i letti, le coperte, spazzò a terra, riuscì pure a lavare a terra. Togliendo tutto quello che l'animale aveva lasciato in giro ovunque. Ebbe il tempo pure di preparare qualcosa di buono da mangiare. Che profumo che usciva da quella casa. Quando poi si fece l'ora di pranzo, i bambini più grandi tornarono da scuola, i più piccoli entrarono, tornò anche il marito dal lavoro. Videro la donna un po' stanca per tutte le faccende che aveva fatto, però soddisfatta. Entrarono e, con grande meraviglia, ed anche la madre se ne accorse quando erano tutti in casa, la casa era stranamente ordinata, stranamente profumata, e c'era del buon cibo sulla tavola. Anch'esso emanava un buon profumo. E la mamma era felice, era contenta. Cosa c'era di diverso rispetto a prima? Rispetto a prima che lei per la prima volta andasse a chiedere consiglio al vecchio saggio, cosa c'era di diverso? Un bel niente. I figli erano sempre 10, papà e mamma 2, quindi 12 in tutto, la stanza era sempre uguale, non c'erano mobili in più, mobili in meno. Aveva fatto le faccende che faceva sempre, quando i ragazzi erano a scuola e i più piccoli erano fuori a giocare.
Aveva cucinato qualcosa di buono da mangiare con quel poco che riusciva a comprare. C'era di diverso che in casa non c'era più la capra a dare fastidio, a distruggere tutto e a puzzare. La casa sembrava molto, ma molto più grande. La situazione non cambiò affatto, però era migliorata. Perché? Perché avevano vissuto una situazione peggiore. E rivendendola, sono tornati a vivere come prima ed hanno saputo apprezzare quello che era sempre stato sotto i loro occhi e non avevano mai notato perché erano sempre intenti a litigare e a lamentarsi. Felice, con suo marito e i suoi figli, andarono a ringraziare tutti insieme il vecchio saggio, che sotto i baffi se la rideva un po'. Eh sì, il suo consiglio era stato davvero utile. Per stare bene, dobbiamo stare prima peggio. Del resto, come diciamo noi, come dicono i nostri avi, i nostri nonni, si stava meglio quando si stava peggio. Ebbene sì, parole sagge. E adesso, prima di salutarci, voglio farvi ascoltare un cantico che si intitola Sia il senso del mondo svanito. Cioè, l'amore che abbiamo per le cose belle del mondo, per le ricchezze, per le comodità, per la vanità, deve svanire per lasciare spazio alle cose semplici che sono poi le più belle, quelle durature, che il Signore ci offre giorno dopo giorno. E non dimentichiamo mai la lezione che ci ha dato questa storia. E vivremo una vita davvero felice e serena. Eccolo qua. Ascoltiamolo insieme. Yeah.
così abbiamo imparato la lezione. Bene, con le trasmissioni di Radio Messaggio Cristiano vi do appuntamento alla prossima volta, seguendoci anche su YouTube e Facebook. Vedremo cosa il Signore ci dirà e attraverso che cosa ce lo dirà. Chi ci segue via radio continuerà a seguire le nostre trasmissioni, chi invece ci segue da qualsiasi parte del mondo attraverso il nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook ha a disposizione tutto, proprio tutto. Sapete come si dice in dialetto a Messina? Beh, quello si dice quando manca, e questa volta lo voglio dire invece quando c'è. Dell'acqua fino sali, cioè dall'acqua fino a giungere al sale, cioè c'è proprio tutto, tutto di tutto, ovvero i culti che vanno in onda ogni martedì e venerdì, quindi quelli già andati in onda, i video sulla rivelazione riguardo alle origini dell'universo, il video sulla creazione, i video del servizio battesimale, della Santa Cena, le dirette del fratello Nino che vanno in onda ogni domenica mattina alle 10:15, le vostre richieste che precedono le dirette, le trasmissioni di Samuel, Elisabetta e Manuel, tanti tanti cantici, l'inno nazionale, l'inno universale del credente, ovvero il Padre Nostro, il calendario che attraverso il quale ogni sera il fratello Nino ci saluta dandoci la buonanotte, tanti versetti biblici abbinati a fotografie realizzate da fratelli in maniera amatoriale. Molte sono di Messina, sapete? E tanto tanto altro. Seguiteci. Aprite il nostro canale YouTube, seguiteci sulla nostra pagina Facebook e stiamo insieme, uniti attraverso questo mezzo meraviglioso che, se usato bene, è davvero un mezzo meraviglioso. Io vi saluto. Vi do appuntamento alla prossima trasmissione. Vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di giornata da qualsiasi parte del mondo vi troviate, qualsiasi ora sia lì. E un buon proseguimento di giornata a chi ci segue sulla radio. E pace a tutti, alla prossima trasmissione.